Sergio, l'ultimo operaio della fabbrica di scarpe Moreschi di Vigevano. Lavoro qui dal 1988. Chi mi prende a 6 anni dalla pensione? Sergio Currao ha 55 anni, da oltre 30 in catena di montaggio nell'azienda simbolo del calzaturiero, che ha annunciato la chiusura dello stabilimento lombardo. Qui lavorava mia mamma, qui ho conosciuto mia moglie e la mia attuale compagna. Questa fabbrica è una parte di me. Lui ancora non riesce a immaginarsi senza Moreschi. Conosce bene la situazione. Lavora lì dentro dal 1988 e da oltre 20 anni. Ma una fiammella di speranza me la tengo. Qualcosa resterà. Qualcuno dovrà pur lavorarci. Ripete Sergio Currao, 55 anni, operaio del montaggio dell'azienda simbolo dell'industria calzaturiera di Vigevano. Lì hanno lavorato sua madre e sua sorella. Lì ha conosciuto sua moglie. E poi anche la nuova compagna di vita. E lì dentro si sono consumate tante esistenze simili. Così, a poca distanza dal cancello dove insieme ai colleghi forma il presidio di protesta contro il licenziamento degli ultimi 59 operai della produzione, compreso lui, il veterano racconta la parabola discendente di una città e di un'intera generazione. Vigevano, è finita l'era delle scarpe. Moreschi chiude il sito produttivo simbolo della città. I sindacati annunciano battaglia. Quando hai iniziato a lavorare per il calzaturificio Moreschi? Nel novembre del 1988. Ricordo ancora l'emozione di quel giorno e l'orgoglio di indossare la divisa, la stessa che si usa ancora adesso. Lì lavoravano già mia madre e mia sorella maggiore, infatti ci chiamavano la famiglia Curreschi. Del resto era considerato meglio che entrare in banca. E in effetti, quando andavi a chiedere un mutuo se eri dipendente, Moreschi non avevi alcuna difficoltà. Ho comprato casa grazie a questo. E tra l'altro, ho ancora un mutuo da ultimare. Il primo stipendio? 1.000.000 lire. Arrivava un acconto di 500.000 lire il 25 del mese e il resto al 10 del mese successivo. Puntuali. E oggi? Attorno ai 1.500 euro, e il guaio è che ci sono continui ritardi. Siamo andati proprio oggi a reclamare il pagamento e siamo preoccupati per il TFR. Torniamo ai suoi inizi. Che ambiente era la Moreschi? C'era la figura di Giambeppe Moreschi, figlio del fondatore, che manteneva un clima familiare, paterno e paternalistico insieme, e garantiva una certa armonia interna, una base di identità per tutti, un senso di appartenenza che lui rinforzava con la sua presenza costante, vicinanza fisica, il regalo al matrimonio, la festa per chi andava in pensione. Eravamo circa 200 persone, in maggioranza donne, perché nel frattempo due suoi figli avevano creato una seconda fabbrica, la Stemar. Ma prima li aveva messi a lavorare tra noi, in produzione, operai come gli altri per imparare. Quando iniziano a cambiare le cose? Dopo l'11 settembre 2001. La crisi globale successiva all'attentato alle Torri Gemelle di New York ha avuto forti ripercussioni sui nostri mercati, sia nel mondo arabo sia negli Stati Uniti. Per la prima volta si dovette far ricorso alla cassa integrazione, che per il signor Moreschi era una ferita dolorosa. Lui diceva sempre che la cassa integrazione rappresenta l'inizio della fine, ma fu inevitabile.